Cari bambini, cari ragazzi, buongiorno. Spero che non vi dia fastidio questa luce. Ecco, ringraziando il cielo, oggi è una bella giornata. Il Vangelo di domenica prossima, 7 marzo, terza domenica di Quaresima, ci presenta un Gesù che ci sembra un po' strano, nel senso che non siamo abituati a sentirlo o vederlo così. Entra nel tempio, rovescia i tavoli, caccia via tutti. E gli fa pure male, mamma mia, sembra un Gesù che come se fosse preso dall'ira. In realtà lui non è preso dall'ira, non come siamo presi noi uomini, insomma, non è che ha perso il controllo, è che vuole darci a tutti un grande insegnamento, che è la cosa importante nel rapporto con il Signore è fare la sua volontà, fare le cose che lui ci dice ci porterà alla vera felicità. Questa è la cosa più importante. E le altre cose vengono dopo nel rapporto con il Signore e ci aiutano a cercarlo di più, essere più vicini a Lui. Gesù ha fatto in tutto la volontà del Padre, infatti è arrivato a cercare questa volontà di amore del Padre fino a ad essere disposto a morire e risorgere, perché lui aveva dentro questo amore, ce lo ha ancora, così come ce lo ha il Padre, questo amore per tutti gli uomini. Allora, noi non dobbiamo mai dimenticarci di pregare, di andare a messa, di confessarci, di seguire il catechismo, quelli che seguono l'età del catechismo e così via, con questa intenzione di fare la volontà del Padre. E poter trovare e cercare nelle parole di Gesù la nostra vera felicità. C'è bisogno di un rapporto di vera amicizia con il Signore, non apparente. Ecco, il Signore infatti non è nostro amico per finta o solo alcuni giorni o solo quando si ricorda, lui è sempre vicino a noi. E noi vogliamo vivere ringraziando Lui e non lamentandoci contro di Lui. E vogliamo vivere cercando di fare quello che Lui ci dice con tanta fiducia che questo ci farà contenti. E non che stiamo a lamentarci e a chiedere al Signore che deve fare Lui quello che vogliamo noi e gli altri devono fare quello che vogliamo noi. Noi non abbiamo bisogno di comprarci l'amore del Signore o la sua amicizia attraverso le preghiere o i sacrifici, perché il Signore già ci ama. E la cosa più bella non è che Lui fa quello che diciamo noi, ma che noi abbiamo un cuore così grato da ricercare le cose che a Lui piacciono, perché sicuramente lì troveremo la nostra gioia. E allora prepariamoci a vivere bene la Pasqua, prepariamoci attraverso le opere della Quaresima. Che lui, il Signore, sa cosa c'è nel nostro cuore e sa le cose belle che abbiamo fatto e le cose meno belle. Lui ci vuole perdonare, trasformare. Accogliamo Lui che ci vuole trasformare in meglio. E se a volte ci dice che certe cose della nostra vita è bene che cambino, è bene che cambino. Questo non ci porterà tristezza, ma gioia.